26 aprile, una data che verrà marcata sul calendario dal settore della ristorazione, perché proprio oggi riprende la normale attività, se per normale possiamo intendere quella alla quale si accingono i ristoratori. Siamo qui a uno dei ristoranti storici di Termoli, Recchi Fish Restaurant, in compagnia del titolare, del direttore e dello chef. Allora Claudio, intanto mi ricordavi poco fa che siete chiusi dal 7 febbraio, ancora pochi giorni e si raggiungevano i 3 mesi di chiusura. Come sono passati questi mesi? Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno anche a te Nicola, a tutti gli ascoltatori che ci seguiranno, ci seguiranno. Niente, il lockdown è stato pesante per tutti i settori, per tutte le attività. Oggi è il primo giorno di riapertura dopo quasi 3 mesi e le difficoltà di cui c'erano prima con il lockdown solo di pranzo, ma era sempre fatto sia che era sia all'esterno che all'interno. Adesso il decreto legge dice solamente l'esterno. L'esterno penalizza sia noi, anche se noi siamo privilegiati di avere una trentina di posti esterni, a differenza di tanta gente che purtroppo non li ha e quindi sono penalizzati sia col pranzo che con la cena. Noi sicuramente con la cena saremo penalizzati perché non è ancora il mese di giugno e quindi la sera non ci sarà frequentamente, cioè non ci sarà gente dove ci possa frequentare più di tanto. In ogni caso è stato molto pesante e giusto, forse, non forse, sicuramente sarà stato giusto il lockdown per tutte le persone che hanno avuto i problemi Covid, persone che si sono ammalate, persone che sono morte. Quindi il rispetto per quanto riguarda noi ristoratori c'è stato sotto tutti gli aspetti, sia prima che adesso con la riapertura solo all'esterno, avendo e mantenendo sempre le distanze, mascherine, tutto. Si è parlato tanto di questa responsabilità che voi ristoratori eravate pronti ad assumervi anche per l'apertura all'interno con il distanziamento che sin dall'anno scorso avete fatto rispettare nella stragrande maggioranza dei casi, mostrando un grado di civiltà e di rispetto per le regole e le leggi. Quest'anno però non è stato possibile, al punto che è dovuto entrare in ballo anche la seconda generazione del Recchi Fish Restaurant, ossia il figlio di Claudio e Maria, Giuseppe, che è direttore del Recchi Fish Restaurant nonostante la sua giovane età, ma sicuramente si saprà darà un ottimo contributo a questo avviatissimo ristorante di Terma. Allora, alle vostre spalle c'è questa suggestiva location del Recchi Fish Restaurant, quindi con tanti tavolini che avete già attrezzato proprio per partire sin da pranzo oggi. Tra l'altro mi diceva Claudio poco fa che avete già il tutto esaurito. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto ci tengo a dire che il mio entusiasmo in questo momento è grande, perché dopo mesi di inattività la voglia di ripartire, la voglia di tornare a lavorare, stare a contatto con le persone è tanta. Da direttore dico che, come ha già detto mio padre, non è stato facile, diciamo, per quanto riguarda il distanziamento, il fatto che non possono stare più di 4 persone nello stesso tavolo, è molto penalizzante. Noi abbiamo la fortuna che comunque abbiamo molti posti a sedere fuori, e bene o male siamo riusciti a gestire bene la nostra clientela. Detto questo, sono molto contento perché si riparte. Nella mia giovane età c'è molta voglia di partire, certo, e lavorare bene. A proposito di ripartire, qui tiriamo in ballo un volto storico di Recchi Fish Restaurant, essendo lo chef giovane ma ormai con tanta esperienza, e i suoi piatti ne sono la dimostrazione, di questa ripresa.
a parte il fatto che immagino in questi mesi avrai cucinato a casa tua, no? Quindi non avrai perso la lena o l'abitudine a fare ciò che sai fare per bene. Come ti sei preparato a questo giorno, Wilson? Buongiorno a tutti. E praticamente noi, come sempre, ci siamo organizzati, sistemati bene con la situazione della cucina a vista, con tutte le normative e tutti i permessi che ci hanno dato. Noi la preparazione con pesce fresco, con i nostri piatti sempre, cioè per me sono assolutamente squisiti, e quindi noi non vediamo l'ora di riaprire e di tornare al nostro giro appena ci sarà permesso. Adesso io volevo dire a tutti i nostri clienti, da noi abbiamo rispettato tutte le normative, quindi non ci sono problemi nel venire a pranzare, il distanziamento c'è tutto. E poi con i nostri piatti, come già sapete, crudi, di pasti caldi, freddi, tutto cotto, e in più il nostro piatto forte, il quattro all'astice. Eh sì, che è una sicurezza. Allora, Claudio, molto bello anche quello che dicevi prima, la solidarietà verso i tuoi colleghi che non hanno a disposizione uno spazio né suggestivo e magari neanche un po' meno suggestivo rispetto al tuo. Ho apprezzato molto. Che cosa speriamo di qui a breve che possa accadere per la nostra comunità locale in campo della ristorazione? Allora, prima di tutto, Nicola, la cosa che dobbiamo sperare è prima di tutto che non ci siano più vittime per il Covid, che tutti i vaccini vengano fatti a tutti entro prima della fine dell'estate, e la ristorazione abbiamo partito 90 giorni, adesso partiremo un altro 15-20 giorni di maggio, ma mi auguro che il presidente Draghi capisca questo, faccia riaprire tutti sia all'interno che all'esterno. E poco fa, proprio venendo qui, sentivo alla radio la possibilità che ci sarà nelle prossime settimane, con i dati a favore, che si possa rivedere il coprifuoco, che ora è stabilito alle 22, e magari anche la possibilità di riaprire all'interno. Noi ce l'auguriamo. Nel frattempo, come vedete da queste immagini, Recchi Fish Restaurant è uno dei ristoranti che a Termoli ha a disposizione spazi all'esterno. Certo, non siamo a giugno, come dicevi, certo, dicevi prima, però diciamo magari anche con un po' di clemenza nel fattore meteo potete tornare a gustare i piatti di Recchi Fish Restaurant. Io auguro a tutti tanta fortuna. Do un caloroso saluto al mio amico che ha avuto problemi Covid, ma meno male che sta bene, ed è Nino del 5. Ciao Nino. Grazie e buon proseguimento a tutti gli amici di Termoli Online.